Oh, facci fare un gol! Allora, siamo arrivati noi al sesto memorial Riccardo Verdone. Un ringraziamento va alla signora Dorotea Picillo che mi permette ogni anno di fare questo torneo, ripeto, alla sesta edizione. Un torneo quest'anno che è stato alla grande, visto che abbiamo avuto ben 12 squadre partecipanti, un record per questo torneo di calcio a 5 dove molte ragazze appassionate sentono molto questo torneo perché Riccardo era l'amico degli amici, un ragazzo sorridente, un ragazzo aperto a tutti. Un ragazzo che si sedeva da un tavolo all'altro, insomma, ripeto, come ne solta, amico degli amici, e purtroppo è venuto a mancare in un incidente stradale 7 anni fa, visto che era qua presente una partita di calcio a 8, che era i primi anni che il baretto era aperto, e poi all'indomani è successo questa disgrazia, e quindi ha colpito particolarmente tutti. Ripeto, io ringrazio la signora Dorotea che mi dà la possibilità di organizzare ogni anno questo torneo, ricordando che Riccardo qualche volta ha giocato anche con gli allievi della Trinitana, ai tempi quando era presente Geraci ed allenavo io, e quindi era un ragazzo educatissimo, molto serio, e un ragazzo per bene che purtroppo un incidente stradale se l'ha portato a casa. È stato un torneo a livello del fair play, anche questo rispetto a quello del torneo del Memorial Nino Pizzito. Complimenti vi faccio a tutti perché non c'è stata nessuna esclusione in questo torneo, nessun diverbio tra di voi calciatori, siete stati esemplari. È stata una finale bellissima quella di questa sera, in un torneo che ha riservato molte sorprese, sono stati eliminati il 3 Stelle e il Sunset, che erano le due squadre che l'anno scorso avevano fatto la finale. Io adesso do come premio alla signora Dorotea Picillo, come presidente della Virtus Termini e organizzatore del torneo, festa Target. La signor Albamonte con Tele Termini. Allora, adesso iniziamo con la premiazione. Iniziamo a premiare e ci sono due capocannonieri, uno della fase eliminatoria, uno della fase finale. Nella fase eliminatoria è stato vinto il capocannoniere da Africano Alfonso con 24 reti. E la coppa viene offerta, anzi il trofeo viene offerto da Antica Panetteria di Locascio Paolo. Termine. Allora, poi diamo un piccolo premio al più giovane calciatore del torneo, classe 1997, Farina della squadra Cascina. Miglior portiere del torneo questa volta è stato premiato in base alle parate dai quarti di finale sino alla finale. Il premio viene offerto dal Restivo Prezioso Gioelli e viene vinto da Spicuzza Interpreti. Classifica capocannoniere fase finale offerto da Asec Vetreria Buscetta Termini Imerese, viene vinto con 7 reti da Daniele Annolino. Bravo.
due terze classificate, amore, perché coloro che hanno perso la semifinale, reduci del sabato. Altra terza classificata offerta da Autocarrozzeria Giuffrida da Termini Imerese, Minni Pet. Allora, seconda classificata, premia lei. Prima premiamo i calciatori e poi premiamo la squadra. Allora, 1-1 i calciatori, le coppe sono state offerte alla signora Dorotea Piccina. Queste sono le seconde classificate. Un applauso alla signora. Un applauso ai secondi classificati. Ce n'è un altro. Ma Ciocia, ce n'è uno in più. C'era qualcuno? Ah, c'è Vittorio, Vittorio. Ah, Vittorio manca, sì. Vittorio. Beva acqua, beva. Allora, seconda classificata offerta da Lavori in ferro alluminio Oliveri. Premia il Comper Busavacchi, seconda classificata. Allora, prime classificate le premio il calciatore della squadra Garibaldi. Forza Messi. Stasera ci ho vocato per gli andamenti. L'auto. Dai Filippo. Sì, sì. Per l'educazione che hanno avuto Dorotea. Questo è che non ritira quel. Sì, sì. Mi trovate di voi, dai. Sono di quelle che mancano. Allora, prima di premiare la prima classificata, un ringraziamento va agli arbitri del torneo. Allora, la prima classificata viene offerta autocarrozzeria di Gianni Farina e figlio, lei nel signor Farino, la squadra Farina, signor Farina, la squadra Garibo. Bravo Gianni! Allora, questa è una signora. Sì, sì. E concludere un applauso a Riccardo, va bene?